In questo video voglio presentarti i danni della pornografia. Ciao, sono Cristian Morano e ti do il benvenuto sul mio canale. Se sei nuovo ti invito a iscriverti e ad attivare la campana di notifica. Studi dimostrano che la pornografia cambia e modifica il nostro cervello, come se fossimo dipendenti da una droga. Nel nostro cervello c'è un neurotrasmettitore endogeno chiamato dopamina, che è anche conosciuto come l'ormone del piacere, che provvede alla motivazione e ci guida alla ricerca del piacere, alla ricerca di una gratificazione. La dopamina svolge la funzione di un barometro, cioè determina il valore di un'esperienza, suggerendo cosa evitare, cosa in realtà approcciare e dove focalizzare la propria attenzione. Inoltre la dopamina suggerisce cosa ricordare, aiutando a cablare il nostro cervello. Studi dimostrano che quando il cervello è sotto l'effetto di droghe come l'eroina o altri tipi di droghe, il sistema che genera la dopamina è completamente in sovraccarico, e questo avviene anche quando una persona guarda pornografia. Inoltre il cervello rilascia tanta dopamina che dà un segnale alla molecola delta FOSB che inizia a cablare il cervello. Il problema della pornografia è che cambia il nostro cervello, modella il nostro cervello e anche il nostro sistema di gratificazione e di piacere, portando l'uomo a non trovare più piacere in una relazione salutare con un'intima connessione e con una persona, ma in realtà porta l'uomo all'isolazione e alla masturbazione per una gratificazione personale. Come conseguenza della dipendenza dalla pornografia, le persone perdono l'attrazione verso un vero partner, perdono anche l'attrazione al vero sesso e preferiscono guardare e rifugiarsi nella pornografia. Inoltre la dipendenza dalla pornografia porta problemi di eiaculazione o l'impossibilità di avere un orgasmo facendo sesso, e nell'uomo causa una disfunzione dell'erezione e anche una eccessiva sensibilità al genitale. Inoltre sono stati riportati sintomi di depressione, sentirsi sempre stanchi, privi di energia, attacchi d'ansia, mancanza di concentrazione e di focus, mancanza di stima di se stessi, e anche porta a chiudersi e a ritirarsi in sé e a rifugiarsi nel piacere invece di affrontare la propria vita, affrontare un problema. Anche il cervello viene modificato e avviene una desensibilizzazione del piacere, cioè porta l'uomo che è dipendente ad essere meno sensibile al piacere della pornografia, ma sempre con un maggior desiderio di guardarla, però in realtà non riesce a riceverne gratificazione. Questo perché la pornografia riduce l'attività della corteccia prefrontale del cervello, indebolendo la volontà, e porta la persona ad avere bisogno di guardarla in modo ossessivo per avere una maggiore stimolazione. Inoltre la pornografia modella la visione del sesso e delle prestazioni sessuali e può portare la persona a sviluppare desideri perversi e ad avere anche una confusione sessuale di identità e di gender. Ora voglio concludere questo video facendoti vedere uno studio fatto dalla dottoressa Valerie dell'Università di Cambridge. Valerie is a global authority on addiction and what it does to addicts' brains. In recent years, functional MRI scanners have allowed scientists to peer inside the brains of those addicted to substances like alcohol, nicotine or cocaine to see how they differ from the rest of us. Focus is on a network of interconnected areas across the brain. Queste sono le parti del cervello dove il piacere viene rielaborato, valutato, come il cibo, il sesso, le droghe, e vengono registrate in questa parte del cervello e nel quale ci porta a desiderarne di più. Per esempio, per un alcolizzato il desiderio di bere è molto forte, porta a volerlo immediatamente, ora. Invece per una persona senza dipendenza può anche aspettare senza nessun problema. Nessuno aveva mai analizzato un cervello che era dipendente dalla pornografia, e anche la dottoressa Valerie non era sicura dei risultati che poteva ottenere ed era anche molto scettica.
Quindi analizzò 20 uomini che erano dipendenti dalla pornografia e l'analisi consisteva nel mostrare pornografia a questi uomini durante lo scan del cervello per vedere come il cervello rispondesse alle immagini. La risposta fu sorprendente, cioè il cervello rispose allo stesso modo come se le persone fossero dipendenti da una droga, cioè con una forte reazione del cervello nell'anticipazione della pornografia, con una risposta fisica e anche dando priorità alla pornografia. Invece l'analisi effettuata su persone non dipendenti dalla pornografia risultò totalmente differente, avendo una reazione differente quasi senza attivazione e stimolazione della zona del piacere. Questo per dimostrare che la pornografia è una droga e porta alla dipendenza, alla disfunzione delle relazioni e anche ad altri problemi a livello affettivo e sessuale.